Sui portafogli delle linee multi-asset a benchmark abbiamo ridotto l'esposizione alle obbligazioni corporate europee, dove pensiamo che i margini di guadagni dai livelli attuali siano piuttosto contenuti, considerando che i tassi di interesse che questi titoli pagano sono intorno ai minimi storici. Abbiamo utilizzato parte del ricavato di questa vendita per aumentare invece gli investimenti sul debito dei paesi emergenti, dove riteniamo che ci siano delle opportunità più interessanti. Sicuramente hanno un profilo di rischio superiore e proprio per questo motivo abbiamo investito solo parte del ricavato, mentre un'altra percentuale è stata lasciata in liquidità per mantenere una rischiosità complessiva dei portafogli tutto sommato stabile. Per quello che riguarda la parte azionaria non abbiamo effettuato movimenti di rilievo, siamo nel pieno della stagione della reportistica, le principali aziende statunitensi ed europee stanno diffondendo i dati sui bilanci al 30 giugno, sono stati finora numeri estremamente positivi che hanno sostenuto i mercati, consentendo in molti casi di aggiornare i massimi storici. Passato questo periodo in cui vengono diffusi i risultati, valuteremo se mantenere un'esposizione importante, piena su questo segmento del mercato o se nel caso effettuare una parziale presa di profitto e ridurre un po' l'esposizione complessiva alle borse dei nostri portafogli.